Quando parliamo di Roma, della città di Roma, nel V secolo d.C., usualmente il concetto che abbiamo in mente è quello di una capitale abbandonata a favore di Ravenna, che viene eletta a nuova capitale imperiale, lasciando quindi l'urbe, il luogo dove aveva avuto origine lo Stato romano, come una sorta di guscio vuoto. Ma è proprio così? Lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Mattia Caprioli e bentornati su Tribunus. Per capire al meglio il ruolo di Roma nel V secolo d.C. dobbiamo fare riferimento prima di tutto, uno, al concetto di capitale e secondariamente al fatto che Roma già da tempo era stata non abbandonata, però le erano state preferite altre città come sedi imperiali. Partiamo dal concetto di capitale, ovvero la sede effettiva del governo. Se presa in questo senso, Roma da parecchio tempo, già dal II secolo d.C., non aveva più questa funzione. Possiamo dire che Roma era diventata una sorta di Roma portatile, se vogliamo usare questa espressione di Anthony Kaldellis, e dove si spostava l'imperatore e la sua corte, di fatto man mano è dove si va a spostare non tanto una capitale, però quanto una sede effettiva di governo. Questo naturalmente, semplificando all'osso, è un discorso molto complesso perché non tiene in conto del Senato, che pur acquisendo sempre meno importanza nel corso dei secoli, ha comunque ancora un ruolo quantomeno di prestigio e in alcune occasioni ancora anche effettivo. Quali sono le città che vengono già preferite a Roma a partire dal secondo secolo? Sono tutte quelle città nelle quali gli imperatori sono più vicini alle zone calde delle operazioni magari militari che loro stessi stanno coordinando e alle quali partecipano. Per esempio per l'Oriente possiamo citare Nicomedia e Antiochia. E poi per l'Occidente invece potremmo nominare Treviri e Milano, che diventa già importantissima nel corso del III secolo d.C. La situazione poi, se andiamo a guardare, non è così diversa anche nel IV secolo d.C. Infatti, per esempio, dobbiamo ricordare che fra tutti gli imperatori romani del IV secolo, forse solo Massenzio è l'unico che decide di rimanere a Roma e anzi ne fa anche l'oggetto di un grandioso piano architettonico. Infatti, ancora oggi, se voi andate a Roma, tantissimi dei monumenti che vedete o sono stati edificati o iniziati da Massenzio oppure sono stati da lui ripristinati. Se su questo tema vorreste un video specifico, magari una live con l'amico ricercatore e rievocatore Marco Cecini, fatemelo sapere nei commenti. Durante il IV secolo, sempre per gli stessi motivi che abbiamo visto prima, non soltanto vengono favorite magari altre città come sedi imperiali, per esempio basti pensare al 395 d.C. quando Teodosio muore, quest'ultimo si trova a Milano dopo aver vinto la battaglia del Frigido nel settembre dell'anno precedente. E in più, quasi inutile ricordarlo, Costantino, sul sito dell'antica città di Bisanzio, fonda Nuova Roma, che poi sarà conosciuta meglio ancora oggi col nome di Costantinopoli. Tra l'altro, qui un accenno, è interessante notare come a Costantinopoli non ci si riferirà così spesso come Nuova Roma, tutto sommato, ma in tutti gli atti, anche giuridici, di legge, per esempio, basti guardare anche ai documenti ufficiali come le novelle di Giustiniano, Roma viene ricordata come la Roma più antica, la Roma vecchia, non chiaramente in senso dispregiativo, ma proprio nel senso di stabilire che è la prima Roma, quella originale, insomma, le si riconosce comunque quello che è sempre il suo primato. Poi dobbiamo ricordare anche che col sistema tetrarchico, agli inizi del IV secolo, abbiamo già di fatto più capitali. Il sistema di avere più capitali c'è ancora in alcuni stati anche odierni e nel mondo antico era abbastanza usuale. Qui non dobbiamo stupirci che come sedi di governo, per esempio, in Italia abbiamo sia Roma che Milano, alle quali si aggiunge poi Ravenna. Ravenna nel 402, quando durante una delle prime invasioni o incursioni di Alarico, re dei Goti e generale romano, ma non ci torniamo in questo video, in Italia, la corte di Onorio per maggiore sicurezza viene fatta spostare a Ravenna. Tra l'altro, notare, viene fatta spostare a Ravenna non certo da Roma, ma da Milano. E la scelta, per quanto Ravenna sia una città che tutto sommato allora come oggi è abbastanza modesta, è una scelta estremamente azzeccata. Perché? Perché è estremamente ben difendibile, vista la sua posizione circondata da acquitrini e paludi, e ha uno sbocco diretto sul mare, e tra l'altro sul mare Adriatico, quindi con un collegamento estremamente diretto con l'Oriente e con Costantinopoli in particolare. E quindi non è neanche un caso, se non è per il prestigio acquisito proprio in questo periodo storico, che nel VI secolo e nel VII secolo sarà la sede di Teodorico e degli Ostrogoti e poi degli Esarchi in Italia.
nonostante tutto quello che abbiamo detto fino ad adesso, però Roma continua a tenere una sua centralità non solo simbolica, non è insomma un guscio vuoto, ma anzi, noi sappiamo bene che viene anche utilizzata ancora come sede imperiale, come sede di governo. Quindi di fatto come capitale, a volte in alternativa con le altre due che abbiamo nominato, Milano e la nuova arrivata, diciamo così, Ravenna, e a volte da alcuni imperatori addirittura come sede esclusiva, e questo proprio durante il V secolo. Un primo esempio della centralità di Roma lo possiamo già riscontrare, per esempio, proprio quando Onorio si sposta a Ravenna. Non soltanto il Senato di Roma resta a Roma, ma nel 409, per contrapporsi a Onorio, Alarico occupa non violentemente Roma ed è proprio a Roma che fa risiedere, anche se per ben pochi mesi, l'uomo che lui cerca di far assurgere alla porpora, il suo imperatore fantoccio, ovvero Prisco Attalo. Che poi Roma venga continuata a usare come capitale nel V secolo lo vediamo anche a livello archeologico. Infatti nel V secolo si devono segnalare dei lavori di manutenzione al complesso palazziale del Palatino, che era appunto la sede imperiale, questo al contrario di quello che si vede sempre a livello archeologico tra il VI e il VII secolo, periodo durante il quale il complesso del palazzo imperiale viene usato pochissimo, tanto che si trova in stato di semi-abbandono. Vediamo quindi quali sono quegli imperatori che decidono di eleggere Roma durante il V secolo a loro unica capitale, oppure che comunque sia la utilizzano e la frequentano abbastanza spesso nel corso del loro governo. Uno di quelli che possiamo segnalare, per esempio, è Valentiniano III. Quando nel 452 Attila invade l'Italia, Valentiniano III si sposta a Roma e vi rimarrà per parecchio tempo, tant'è vero che è proprio a Roma che troverà poi la morte nel 455. Resta a Roma anche se per il brevissimo periodo del suo mandato, cioè 2 mesi e mezzo, quello che è il probabile mandante dell'assassinio di Valentiniano III, ovvero Petronio Massimo. E anche Petronio Massimo troverà poi la morte proprio a Roma. Quando viene a sapere che sta per avvenire il sacco dei Vandali, quindi quando Genserico sta per arrivare, Petronio Massimo fugge da Roma, scatenando però l'ira dei cittadini di Roma che lo uccidono e che gettano il suo corpo poi nel Tevere. Roma è anche la sede principale del suo successore, ovvero Avito, che lascia Roma soltanto nel 456 per dirigersi nel nord Italia per andare a contrastare i due usurpatori del momento, che sono niente meno che Maggioriano e Ricimero. Maggioriano, al contrario di quelli che abbiamo visto finora, usa ben poco Roma e decide di utilizzare principalmente altre città nella migliore tradizione romana che sono più vicine ai fronti caldi come sue sedi. Una di queste è notoriamente Arelate in Gallia, odierna Arles. Tuttavia Maggioriano, nonostante non risieda quasi mai a Roma, si spende per la sua manutenzione e per la salvaguardia dei suoi antichi monumenti. Dopo la morte di Maggioriano per mano di Ricimero, l'imperatore fantoccio di Ricimero, Livio Severo, risiede quasi certamente stabilmente a Roma e ha sede a Roma anche un altro importante imperatore d'Occidente, proveniente però da Oriente, ovvero Procopio Antemio. Antemio assurge alla porpora occidentale nel 467 e rimane con sede stabile a Roma fino al 472, anno della sua morte e quindi della fine del suo regno. Antemio viene ucciso da Ricimero al termine di una breve guerra civile tra i due, e Roma, così nel 472, è oggetto del terzo sacco di Roma, nonché il meno noto, nel solo V secolo. Uno l'abbiamo già citato prima, quello del 455, operato dai Vandali, e il primo, quello forse più famoso di tutti, quello del 410, operato dalle truppe romano-gote, potremmo chiamarle, ma non entreremo nel dettaglio di questa questione adesso, di Alarico. Tra l'altro, il fatto che Roma sia stata l'oggetto per così tante volte di saccheggi, in particolare dei primi due saccheggi, ne indica e continua a indicare quella che è la sua importanza, e non soltanto simbolica del resto. A Roma poi risiederà anche il secondo imperatore fantoccio di Ricimero, ovvero Anicio Librio, al contrario del suo successore Glicerio, che invece sappiamo che si sposta principalmente tra Milano e Ravenna. Tra l'altro, una piccola parentesi, arrivati fin qui, come sappiamo, quando gli imperatori utilizzano principalmente una città o l'altra, dalla monetazione, sostanzialmente, poiché ci sono delle zecche presenti in queste città e a seconda di dove troviamo la monetazione del momento, noi sappiamo presumibilmente almeno dove questi imperatori hanno avuto residenza più o meno spesso. E questo ci è utile per esempio per stabilire che anche Giulio Nepote, imperatore dal 474 al 75,
de facto poi de jure, quindi senza un vero potere effettivo, per quanto sempre ancora legittimo imperatore occidentale fino al 480, negli anni tra 474 e 475 si sposta proprio tra Milano, Ravenna e Roma, per poi, come sappiamo, nel 475 fuggire in Dalmazia quando il suo trono viene usurpato da Oreste, che pone sul trono imperiale occidentale il suo giovane figlio Romolo Augusto. E nipote, per scappare in Dalmazia, passa proprio per Ravenna, fuggendo da Roma. Tra 475 e 76 la sede principale di Romolo Augusto è proprio Ravenna, ed è infatti proprio a Ravenna che poi Odoacre lo deporrà e porrà fine alla serie degli imperatori in Occidente. E forse proprio perché Ravenna è legata alla fine, alla deposizione dell'ultimo, o almeno di quello che noi di solito tradizionalmente consideriamo l'ultimo imperatore romano in Occidente, siamo forse per questo così legati all'idea che Roma abbia perso la sua centralità, o quantomeno che Roma non sia più stata utilizzata come capitale effettiva, mentre invece, come abbiamo visto, ancora nel V secolo Roma ospita in tante occasioni gli imperatori che decideranno di farne la loro sede imperiale. Se volete approfondire altri aspetti del V secolo d.C. e in particolare magari l'anno 476, vi invito a dare un'occhiata a questi video qui.